Regalami un sorriso, uno slogan apparentemente facile ma che ben riassume il senso di questa settima edizione del Fuji Family Festival. Un sorriso apre molte porte, ma in particolare è quello che illumina i cuori delle famiglie che anche quest'anno hanno deciso di vivere una settimana tra cultura, riflessione e vacanza. Nel corso di questi 7 anni abbiamo offerto a tantissime famiglie la possibilità di passare una settimana a Fuji, sia in vacanza, ma con la possibilità di vedere film. Tanti film, in base a quelli che possono essere gli interessi di tematiche che possono essere trattate in famiglia, quindi non film che avessero come soggetto la famiglia, ma tematiche le più disparate. In realtà il cinema vuole essere, la proposta dei film che facciamo a Fuji Family Festival vuole essere un modo, uno strumento da donare alle famiglie per poter dialogare in famiglia. E questo devo dire che ha funzionato e lo vediamo anche quando le famiglie escono dal teatro e proprio discutono e chiacchierano rispetto al film appena visto. Mateusz, powiedzi, kim jesteś? In programma quindi storie che parlano di nuovi inizi e di percorsi inattesi, tutti illuminati da un sorriso, ma che non per questo rinunciano alla riflessione. È il caso di Life Feels Good, film polacco presentato in anteprima assoluta, basato sulla storia vera di un giovane disabile. Per i medici vegetale dalla nascita, per i genitori in grado di comunicare perché perfettamente intelligente. Questo trailer scuote veramente gli animi, cioè c'è gente che si commuove solo col trailer. È molto forte come tema, perché è il tema della diversa abilità trattata all'interno della famiglia e di come la famiglia cerca di credere fino in fondo al fatto che anche questa persona che viene considerata vegetale in realtà è una persona, in realtà ha una forte potenzialità. E poi spazio a laboratori e seminari per i bambini, persino l'esperienza dei videogames disponibili tutto il giorno nella piazza del comune di Fuji e dedicati ai mitici Transformers, mentre per gli adolescenti non mancano possibilità di incontro e di riflessione con professionisti del mondo dello spettacolo, come il regista dei film di Checco Zalone, Gennaro Nunziante, tra l'altro presidente di giuria, e lo sceneggiatore di una delle serie TV più amate, Don Matteo. Don Matteo è studiato quasi scientificamente per avere proprio una famiglia laddove una famiglia in teoria non dovrebbe esserci, però diciamo che Don Matteo rappresenta forse il vero ruolo di padre della televisione italiana. Let's go! E poi The Lego Movie, Shrek, Gravity, ma anche Central do Brasil, passeggiate nel verde ma anche serate di danza e teatro, incontri e riflessioni da vivere insieme per tutta la famiglia e da portare a casa al ritorno, con un vero e proprio motore rappresentato dai volontari, anche loro tutti giovani. La cosa che tutti gli anni mi entusiasma e mi fa veramente gioire sono i volontari, i ragazzi volontari del festival. Sono delle persone meravigliose, dei ragazzi preparatissimi e con un entusiasmo unico.